hanno creato tanto, hanno fatto tante, si sono creati tante occasioni per loro, sono stati molto pericolosi. Capita, ci sono partite così difficili, soprattutto fuori casa, sapevamo benissimo che il girone di ritorno sarebbe stato un po' più tosto, in tutti i campi sarà così, quindi ci dobbiamo preparare, però dobbiamo essere soddisfatti di questo punto perché su un campo così difficile non era così scontata, quindi dobbiamo andare avanti fiduciosi e contenti per questo bellissimo pareggio su questo campo. Questi momenti di difficoltà penso che in un percorso così importante aiutano tanto la squadra e sicuramente reagiremo bene già da mercoledì per preparare la prossima partita. Lorenzo, mister Diana ha detto che secondo lui questa è stata forse la più brutta prestazione della Reggiana in questo campionato. Ti chiedo se ti ritrovi in queste affermazioni e se l'hai percepita anche così tu dal campo. Sì, forse è stata la partita in cui abbiamo sofferto un pochino di più, però noi già dall'inizio settimana l'abbiamo preparata bene, con grande rispetto, sapevamo che sarebbe stata così difficile, infatti loro non perdono da tante partite e quindi questa è stata la dimostrazione. Bisogna dare anche merito agli avversari, comunque sono stati bravi, bisogna anche fare complimenti a loro e noi invece siamo stati bravi che anche in un momento così difficile siamo stati in partita e non l'abbiamo persa. Quindi è un punto secondo me preziosissimo che ci ritroveremo poi alla lunga. Forse il bicchiere mezzo pieno può anche essere quello di aver chiuso la partita in avanti, almeno fino al doppio episodio dell'espulsione. Sì, quella è stata una bellissima reazione. Dopo il pareggio magari tutti si sarebbero aspettati il loro forcing in avanti, quindi invece noi l'abbiamo ripresa, siamo andati lì davanti, abbiamo provato a vincerla fino alla fine, quindi ripartiremo sicuramente da lì mercoledì per preparare la prossima partita. Ecco, col Pescara che match ti aspetti lunedì prossimo? Questo è un campionato a parte, il girone di ritorno sappiamo che quello che abbiamo fatto all'andata conta, dobbiamo essere orgogliosi, ma lo dobbiamo lasciare un po' da parte, perché questo è un campionato a sé, col massimo rispetto, come facciamo sempre, la prepareremo nei minimi dei particolari.